Il progetto Riabitare Alicia nasce nel 2018 in occasione di un workshop organizzato da una rete di università italiane sui territori terremotati della Valle del Belice e in particolare sul comune di Salemi, un comune fortemente danneggiato dalle scosse del terremoto e rimasto ancora oggi in una situazione di semi-abbandono. Con gli studenti abbiamo provato a elaborare diverse soluzioni per diversi casi di studio e poi abbiamo partecipato a un bando della Fondazione Sicilia che abbiamo vinto e così ci siamo avventurati nello studio di un piano di fattibilità per la ricostruzione di questi luoghi abbandonati e devastati dal sisma. Il progetto è scaturito poi in un volume pubblicato a cura del nostro dipartimento e con la redazione a cura di Roberto Dini, Valerio Della Scala e Silvia Lanteri, che raccoglie tutti gli studi eseguiti, i rilievi, le ricerche d'archivio e le prefigurazioni progettuali sviluppate dagli studenti nell'ambito degli atelier di 2 successivi anni accademici. Elaborazioni che prefigurano degli scenari nuovi per far rivivere questi luoghi oggi abbandonati, per ridargli un'identità, ridargli un senso e per portare di nuovo la vita in questi spazi così ricchi di storia e di memoria. L'occasione di questa pubblicazione mi serve anche per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, in primis i colleghi che si sono spesi in tutte queste attività didattiche e poi in particolare la Fondazione Sicilia, la Fondazione Wish e il Comune di Salemi che ci ha ospitati, ha creduto in noi e ha saputo accompagnarci in tutte le fasi di questo progetto. Riabitare Alicia è un progetto plurale e multiscalare. Plurale perché ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti che a diverso titolo operano, lavorano, vivono e abitano il territorio belicino e salernitano. In particolare mi riferisco alle amministrazioni pubbliche, a tutti i soggetti istituzionali, ma anche al mondo professionale, al mondo dei produttori, al mondo dell'associazionismo e di tutti gli enti privati e pubblici che operano e lavorano sul territorio. Multiscalare perché attraversa le diverse scale del progetto urbano e di architettura. Siamo partiti da analisi e interpretazioni di carattere regionale e provinciale per arrivare poi a delle visioni ad una scala più minuta sul centro storico e infine anche alla scala edilizia. Questo lavoro lascia quindi in eredità al Comune di Salemi e a tutti gli operatori che in futuro lavoreranno su questo territorio un documento da cui partire, un documento che raccoglie innanzitutto dei progetti pilota. Dei progetti pilota che si prendono cura dei luoghi, progetti che quindi muovono da una riqualificazione di alcune aree che sono in stato di degrado, di sottoutilizzo, per immaginare nuove visioni per il futuro del centro storico della città. Insieme a questi progetti pilota ci sono poi a disposizione delle linee guida che vogliono essere degli strumenti di buone pratiche, di accompagnamento per coloro che interverranno in futuro sul territorio salernitano. Quindi l'amministrazione pubblica, ma anche privati che desidereranno contribuire attraverso questo progetto ad uno sviluppo, ad un locale, ad una nuova vita per il futuro della città di Salemi.